Allora, ragazzi, questa è una live extra. Il mio obiettivo è farvi una piccola discussione sugli Arci Temprati, perché questa sarà probabilmente la loro fine, la loro conclusione, perlomeno pre-Iceborne. Il concept degli Arci Temprati e dei Temprati non penso verrà rimosso anche solo per rispetto nei confronti dell'idea pre-espansione G, pre-espansione Master, che sempre G sarà per noi, e fondamentalmente affrontare il Nergigante Temprato. O meglio, magari, Arci Temprato. In due modi diversi. Salvo che non ci siano incidenti o gaff particolari, vorrei prima mostrarvi come lo affronto io da solo e poi fare una bella caccia di gruppo. Cerco di spiegarvi un momento un paio di cose di questa serata anche nei confronti di come io affronterò l'Energigante Arci Temprato. Tanto per cominciare, partiamo da un presupposto. Gli Arci Temprati come idea concettuale sono un concept appunto buono, spesso e volentieri mal gestito, insomma sono purtroppo abbastanza pigri come contenuto, però è gratuito ed è extra, quindi guai a lamentarsi, però effettivamente per quanto concerne il meta sono talmente importanti che se uno vuole essere efficace al limite del possibile, no, del software, sono obbligatori nel modo più assoluto. Poi ovviamente adesso quando si cambierà il rank, si arriverà al G, al Master, chiaramente le cose cambieranno, ma non così velocemente. Immagino che le prime creature del G saranno tremendamente fiacche, semplicemente con difese di un 100 punti in più, mettiamola così. Una cosa, beh, per pezzo ovviamente. Già, penso che più o meno sarà così. No, non esageriamo, però insomma il limite a fine G sarà quello. Una cosa che va detta però è che appunto il concept di base poteva funzionare, perché non c'era bisogno di creare mostri deviant, per carità. Esatto, Arci Temprati e Devil Joe slash Leshen slash mostri nuovi sono cose molto diverse. Anche appunto la nostra cara Kulve è una cosa diversa. Gli Arci Temprati potevano essere tutti originali. Per esempio il Valazak è un buon Arci Temprato, perché è un gioco, è un combattimento che distrugge il design base di Monster Hunter e diventa un gear check puro. Però è simpatico che ci sia un gear check, cioè è un extra. Quindi che ci abbia quel dot pazzesco e tu debba proteggerti da esso attraverso il combattimento, attraverso non il combattimento, al contrario, lo strumento che vesti, è veramente carino. Mentre il nostro Kirin, il Teostra, il Nergigante, non hanno avuto dei guizzi di design particolari. Ed è un gran peccato. Il Nergigante è l'ultimo della nostra famiglia Arcitemprata e altro non è che il solito esagerato attacco e HP giunto a un'accelerazione delle mosse, e alcune sono chiaramente, si definisce, bullshit. Quindi fondamentalmente anche qui ci sono dei gear check, dei DPS check, degli health check, tutti check, però è un gran peccato. Questa live vorrei tanto arrivasse su Sutori, ma vedremo, ne parleremo alla fine serata, ma penso probabilmente di sì, perché già sto dando un po' più di contenuto. Sarebbe stato simpatico se, per esempio, il Nergigante Arcitemprato non potesse essere stordito ma non fosse così veloce, che il Kirin potesse essere colpito sempre solo in un certo modo, oppure avesse certi attacchi unici con un pattern diverso. Invece era solo tutto un pochino più stronzo. Diciamo che a livello di difficoltà, per me la cosa più difficile a livello personale sarà sempre la Lunastra Arcitemprata, perché proprio non mi piace di gusto. E il più noioso sarà sempre, solamente per sempre e eternamente il Kirin Arcitemprato. Ah no, che sto dicendo? Il Kushala. Che sto dicendo? Il Kushala. Il Kushala. Il Kushala è la merda degli Arcitemprati. Il Kushala è sia il più noioso, sia quello che non vorrei mai rifare. Però il più difficile è il Lunastra. Il Kirin è assolutamente sotto. Il Kushala come classifica dell'odio. Quindi in realtà per me il più bello Arcitemprato è il Valazak e il Nergigante. Però il Nergigante vince solo perché gli altri sono... il Teostra è perfetto. Il Teostra è il miglior Arcitemprato. Di gusto, però, il Nergigante è un po' più simpatico per l'arena e quello che ti permette di fare. E perché il Nergigante mi piace moltissimo. Lo Xeno... Sono tanti gli Arcitemprati, ecco, giustamente permettetemi di dire che ho un sonno e una stanchezza pazzeschi. Ho semplicemente voluto giocare e ho pensato, perché non farlo con i ragazzi? Tanto alla fine, prima che esca Iceborne, prima che se ne vada l'evento dell'Arcitemprato, credo sia un evento, credo che c'è scritto qua. Fino al 23 maggio?
Cazzo, devo sbrigarmi. Ho fatto bene allora a ucciderlo un paio di volte in solo. E Xeno mi è piaciuto molto perché è molto simile al Balazac. È un gear check legato alla strategia. Mi è piaciuto, anche se alcune cose con alcuni set sono troppo più facili che con altre. Troppo, troppo, troppo. Quindi se hai la balestra oppure il bastone, insomma. Non mi ricordavo che c'erano così tanti arci temperati, in effetti. È vero. Comunque, una cosa che tengo moltissimo a dirvi, una cosa veramente, 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 veramente importante, è che, ed è strano perché comunque a me appassiona e sicuramente lo avrei fatto in altre situazioni, ma in questa fase del mio lavoro, della mia vita, non ho minimamente visto alcun video dell'arcitemperato energigante. Non so niente dell'energigante arcitemperato fatto da altri giocatori e quindi non ho sviluppato strategie e competenze legate anche all'osservare agonisti o il 1%, mettiamola così. Quindi quello che farò stasera, prima di invitarvi magari a fare una caccia insieme, a me mancano solo due pezzi di equipaggiamento, gli altri ne ho fatto uno al giorno, la sera prima di andare a dormire ne cacciavo uno e non ho mai perso una volta che ho trovato una mia strategia. Possibilissimo che mi gonfi come una zampogna o come diceva quel ragazzo l'altra volta, io prenda più pizze di un forno a legna. Però a livello concettuale io ormai lo trovo l'arcitemperato più semplice di tutti. Cioè il più semplice di tutti insieme allo Xeno, con l'equip giusto, è energigante. Molto bene, Zekron. A maggior ragione li sto facendo tutti. Ottimo. Ottimo. No, Gianmaiden, io questa cosa dovrò impararla con più attenzione. Ho sempre l'impulso di alzarmi quando cado a terra, quindi semplicemente non cerco di non trovarmi mai in quella situazione. E ci riesco. Diciamo che di solito ho un cart di scarto quando sono avido. Però... è vero, il teostra potrebbe essere più facile, ma a me spaventa moltissimo. Detto questo, il Behemoth è un'altra cosa. Il Behemoth è un'altra cosa. Però la difficoltà non è oggettiva in questo, che è la difficoltà... Cioè, per un giocatore che non si mette un set di regen o non ha protezioni dall'effluvio, il Balazac sarà più difficile di qualunque altra cosa. Più di un Behemoth, probabilmente. Quindi il Behemoth è un'altra cosa. Detto ciò, vi mostrerò il mio modo di affrontare e, presumo, spero, vincere. Senza, vedete, senza troppa strategia, senza moxie, senza niente, il nostro energigante. Però scoprirete che magari la mia media è farlo zoppicare in un quarto d'ora, ok? Lo faccio zoppicare in un quarto d'ora, però poi spendo un altro quarto d'ora per ucciderlo. È uno spreco di tempo enorme, è estremamente cheap, è estremamente vigliacco, ma non ho mai trovato equilibrati questi mostri, quindi mi possono anche... È tardi, ero stanco, sarei stato tremendamente volgare. Quindi mi possono pettinare le bambole, mettiamola così. Ok. Ma a tal proposito, io ho fatto dei set piuttosto. Fatemi un po' craftare un po' di bombe. Ah, voglio controllare Zekron. Non ho più acceso Monster Hunter. Cioè, o meglio, non ho più controllato. Fatemi un secondo comprare un po' di large bar. Dovrebbe esserci degli sconti? Io avevo milioni di zeni, ma li ho spesi tutti. No, non ci sono più gli sconti. Che triste. Oh. Too much money. Allora. Se lo si addormenta sotto i pilastri si fa un bel danno. È un'idea cazzo geniale. Geniale. Sono quasi 3000 danni.
Quanti colpi di Sleep 2 servono per addormentarlo? È una tattica base, però probabilmente o di gruppi da 4 o in generale per chi addormenta i mostri. Io non addormento mai i mostri, quindi la mia esperienza di Monster Hunter non mi ha mai fatto riflettere su dove addormentare un mostro, solo di addormentarlo per fare lo sleep bombing. Ma invece sì, è sicuramente una cosa geniale ma ovvia. Sì, lo so che lo sleep fa doppio danno, per favore. Ah, vedete che voi state parlando del multiplayer? Vi ho beccato. Non sono 10k in solo, proprio mai. Proprio mai. Ah, ok, allora vi ho beccato. Parlate da numeri moltiplicativi. Fatemi vedere intanto se ho il martello Sleep. Qual era? Taroth Sleep? Mi sa di no, perché altrimenti l'avrei usato. Eh no, pernacchiona propria. Pernacchio. Taroth Sleep, non ce l'ho. Ecco perché uso il nostro caro. Ah, ma ho capito qual è quello che volevo io. No, lo Sleep non fa il triplo del danno. È una cosa che mi hanno anche detto in un mare di commenti sotto il video. E gli ho sempre detto: no, 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 no. Lo vorrei tantissimo, però non ce l'ho. Questo è un salvataggio senza cheat di alcun tipo, che tra l'altro è console, quindi è puro. Però scusate, ma a sto punto, intanto volevo spiegarvi i set. Cioè, praticamente ho fatto due set specifici che ho chiamato AT Energy Grounded, AT Energy Sliding. Il Grounded è, al posto di cercare di sbattermi sempre sul muro, del doverlo affrontare col martello, perché nelle mappe come appunto Elder è comodo usare il martello per le discese, bla 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 bla, semplicemente utilizzo le dual al meglio che posso. Non sono build di survivability, sono build di totale danno, tranne Quick Sheath, che mi permette di ovviamente scappare qualunque cosa accada. Poi invece la Energy Sliding altro non è che il mio set ottimo per martello che possa fare il meglio possibile, però con Affinity Sliding, così buchiamo le palle, sempre, facendo danni della Madonna. Però sì, le armi migliori le ho quasi tutte, sì, ho delle bombe assurde, il mio salvataggio è preziosissimo, è come mio figlio. Ho anche delle decorazioni da sogno, cioè ho farmato e lavorato alle decoration come se fossero veramente il mio lavoro. Sono messo molto bene. Non manca nulla tranne purtroppo il Pierce Up, che maledetto lui, il suo destino. Ho Health Boost 3 sul martello perché utilizzo il Rocksteady, che quindi ovviamente è morte certa. Zekrom, Oteru. Quanti Sleep 2 servono per addormentare il Nergy? Perché probabilmente mi porterà una sconfitta. Però voglio provare sta cosa un secondo. Magari ci fossero gli scambi. No, no, gli scambi sarebbero forse un problema. Troppo. Sarebbe tutto uno scambio continuo. Sarebbe un terribile sbaglio. Diventerebbe Diablo. Una decina? Ah, giusto, non mi state dando le risposte giuste. Mi state dando le risposte in multi. Porca miseria, è ovvio, voi state parlando del threshold. Due colpi. Sleep aumentato e Zora. Proviamo un secondo. Scusate, ci mettiamo un istante. Ci mettiamo un istante. Tanto è una live, rendiamola didattica. Rendiamola didattica. Rendiamola didattica. Tanto mi serve soltanto. Che mi frega, non devo fare nulla. Qui devo solo. Cioè, al massimo questo. Allora, e mo' come lo troviamo? Zora, 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 Zora. Ah, forse l'elmo Zora non ce l'ho. Perché è una porcheria immonda, vero? Eccolo. Quindi
Quindi abbiamo 1, 2, 3. E poi che ci frega? No, non ho slot level. Slots. Sto facendo un set. Ah no, che sto facendo? Potremmo fare una cosa più intelligente per non farci shottare subito. Per non farci shottare immediatamente. Vero. Vero. È incredibile che io stia per andare davanti a un arci temperato con un set così scarso. Però è divertente il pensiero. Mi diverte molto il pensiero. E poi l'arma. Boh. Per addormentarla, una heavy bowgun, direi. LGB? Ah. Allora, dovresti usare un set con la LGB per la primaria e poi cambiare. Ma no, ma solo nella primaria lo faccio, ovviamente. Dovrebbero essere 6 colpi, 2 senza slip attack up. No, 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 io voglio avere il massimo. Reizark sta sparando l'ovvietà, giustamente, è vero. È vero, se io qua posso avere uno slip ammo 2... No. Mi sa che c'ho la pernacchiona. Vediamo un po' se per caso ho qualche kjar. Slip ammo 1. Ne, non ce l'ho. Non ce l'ho delle kjar con slip ammo 2. E vabbè, però vediamo un po' se... Slip ammo 2. Eccole qua. Ok. Sì, no, ma non stiamo facendo un set, raga. Qui stiamo facendo scuola di polizia, praticamente. Scuola di slip. Vabbè, abbiamo questo. Set decoration. No, slip resistance. Mi serve... Stiamo facendo proprio i porcellini qua, eh. 1, 2, 3. E poi basta. E poi andiamo di... Dove sei? Vabbè, sicuramente Vitality, ma non era il mio obiettivo. Sì, vai sciallo. Qui dovevamo essere già in combattimento, ma facciamolo per il bene della scienza. Questa cosa mi intriga moltissimo. Mi serviva un bel... Ecco, al posto di Tenderizer che ci si pulisce un attimino il naso con questo adesso noi. Ecco qua. Se dobbiamo andarcene... Da vigliacchi, facciamola da vigliacchi veri. Però visto che non è Divine Blessing. Ok, e poi al posto di Maximum Might. Sto per metterlo, ragazzi. Siete pronti? Fortify. Ok, e qui la chiamerò Change Equipment. E la chiamerò Elder. Sleep. Elder BS Sleep. Così mi ricordo che il set è bullshit. Perfetto. No, no, non si farma niente, è solo un test. Ok. Va bene. Dovremmo esserci. Sleep Attack più set... Critical Status. Post new quest, mo vediamo. Io spero di beccare il numero giusto di colpi. Adesso. Wow, sono scomparsi. Ah, ecco perché non ci sono gli sconti. Perché è finita. Cazzo. Sì, Argark, guardati la mia live su Sutorima dello Xeno AT. Quando lo faccio da solo. Hai tutti i consigli lì. Però. Sì, ho messo 4 persone, ma non le chiamo. No, dell'Instant Glaive non sono competente, ma non è difficile fare set dell'Instant Glaive. Comunque. Poi magari ne parleremo. Ne ho 9.999 di munizioni, non è un problema. Ma... Ah, vediamo un po', Teru. Quanto
Quanti colpi erano? Saranno 3, 4? Perché devo essere sicuro di... Ma vediamo che si può fare. Facciamo sta prova. Tanto non lo lancio l'SOS in teoria, eh. Ah, è vero, devo far critico. Ah, non è... Ah, certo, il critico elementale ha bisogno del critico. Non è un bonus permanente, ma è ovvio. Stavo pensando troppo avanti. Ah, giusto, ma adesso qua critico non ne avrò per niente. Cash. Devo farmi un set critico. Lo dovevo modificare. Ah, non importa. Ah, per ora... Vediamo un po' senza critico che succede. Ok. No, è su YouTube, Argark. Sì, 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 su Torima YouTube. Su Torima YouTube. Ehi, 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 vieni qua. Devo prendere i sassi, però, eh. Dove sono i miei sassi? Ecco qua. Allora, 3-5 colpi, vabbè. E allora, intanto gliene lanciamo uno. Ah, però, fatto molto presto. No! Troppo lontano. Troppo lontano. Figo, è un secondo, raga. È un secondo. È un secondo. È un istante. La domanda è... La domanda a questo punto è... La domanda a questo punto sarà... Quanto gli aumenta il threshold col secondo slip? Ma in realtà questo è più una questione di speedrun. Perché non... Speedrun. Insomma, time attack. Perché in realtà non cambia il combattimento. La prima fase non è un reale combattimento, è uno scherzo. Praticamente non combatti. Pronti per la caccia? Sì, sono pronto per la caccia. È molto carino che quando sconfiggi il gigante ti dice "You are a true monster hunter". E su Monster Hunter World non c'è molto da chiedere quante ore ho fatto. Sono quelle 411 più le 45 circa che ho perso col bug bastardo pre-release e via. E ne ho parlato del Nergigante AT, cosa ne penso, eccetera, all'inizio di questa live. È abbastanza... Mazza quanti siamo, ragazzi. Mi fa piacere. Allora. Bene, cacciatrice. Sei pronta per un'altra missione? One more quest ha un po' un significato più romantico in questo caso, però vabbè. Nergi, 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 vieni qui. Vieni a dormire. Aspetta, devo prendere i sassolini. Ci sei? Sì, ci sei. Due colpi! Ok. Dovrebbe andare. Quindi, uno. Però. Non sfrutto l'occasione. Però è divertentissima sta cosa. Sono tanti danni, sono tanti danni. Vieni, bimbo. Quattro. No! It won't work. It won't work! Sì, invece! Che scherzone. Mamma mia. Quindi sono quasi 6.000 danni. In multi saranno molti di più. Ah sì, 6.000 a testa, quindi 12k. Ok, adesso possiamo cominciare a fare il setup di combattimento classico. A meno che non cambi già area, eh. Ha già cambiato area. Salti la prima fase. Che buffo. Oh, sapete che non ci avevo per niente pensato. Lo status attack, cioè, non ho mai giocato supporto. Quindi, fico, fico, fico. A questo punto. Let's go. Let's do this. Ok. Ma buttare le bombe lì in mezzo... Sì, sono quei 500 danni in più.
Sì, a 27k in solo, è un incubo. È proprio un incubo, lo odio. Ah no, è qua, è tornato. È tornato in fase 1. Vabbè. Ok. A sto punto non sprechiamo il martello. Che palle la Latreon. Bellissimo, ma che palle la Latreon. Che pazienza, veramente. Ok. Vabbè, sì, multilo sleep bombing è ben altra roba. No, non mangio tutto per ora, che tanto. Ah, è vero, non... Ma avevo mangiato, no? Ah, no, è vero, non avevo mangiato perché ho cambiato la missione. È vero. È vero. Scusa, Nergy. Devo mangiare. Nergy! Si lavora qui, su. Non ti voglio dare la soddisfazione di un kart così perché non ho mangiato. Ha ragione il ragazzone qua. Pappiamo col mantellino. Schiviamo tutti i grassi saturi. Così Mira non si arrabbia. Andiamo, su, su. Per mangiare pensavo che parlaste della droga, della Demon Drug e del... o meglio, soprattutto del seme, che adesso non metto perché lascia un po' il tempo che trova. Per ora. Vabbè, io che faccio micromanagement degli oggetti quando ne posso craftare 500 kg. Però, bella, bella sta schivata, Mike. L'hai sfruttato a manetta proprio il... Ah, giusto, devo cambiare... Vabbè. Io di solito qua mi concentravo per tagliargli la coda mentre lo stordivo. Però giustamente con questo slip mi sa che sono stato un pochino... Oh, finalmente il buff. È finita la fase? No, ok. Oh oh. Non me la sto cavando benissimo. Ok. Ero anche curioso effettivamente di capire come andava questa prima fase con quelle botte da orbi comunque. Allora. I jeans ti stanno proprio bene, cacciatrice. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po' di che si deve morire oggi. Sì, sì, non fatemi pensare a quando sarò avido in questa partita perché me ne pentirò amaramente. 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 Ora aspettiamo con molta calma il Kushala che si fanno il dispetto. Sono altri 2000 danni. Ci togliamo una buona fetta di scazzo, fondamentalmente. Ehi là, volete salutarvi? Girati, Kushi. Bravo. Ok, ora devo solo non farmi uccidere. Nella mia strategia, in questa fase, utilizzo il Rocksteady... Perché non voglio sprecare il temporal. In teoria dovrei montarlo abbastanza in fretta se non faccio troppe cacate. If you know what I mean. Solo che le sue spine sono particolarmente nere adesso. Quindi, insomma, bisogna stare un po' attenti. Particolarmente. Eccolo. Ma come sei aggressivo. Ma sei aggressivo nel gigante. Come sei arrabbiato. Ah, cazzo, devo cambiare il set al nostro gattino. Ho sbagliato. Mi sa che qua potrei prendermela veramente nel posto sbagliato. Visto?
Questo, a questo serve Rocksteady. Quando cambia fase, quasi quasi, io vado a cambiare il gatto. No, volevo dargli lo scudo. A volte succede una cosa molto divertente con lo scudo. È più buffa che utile, però aiuta molto a fare uno stordimento in più. Qui non è assolutamente comodo quello che sto facendo, però a volte c'è tempo. I danni, ragazzi, li vedete? No! 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 No, why you did this to me? Perché mi hai fatto questo? Quell'attacco era troppo prezioso. Oh, calmino, eh. Questo è il I am invincible mental, quindi devi permettermi di giocare come se fosse un gioco a turni. Ora è il mio turno. Sei stato molto disonesto. Ehi, senti, ciccio. Per un pelo potevo fargli una combo pazzesca quando lui fa così dispettoso. Non ruggire. Smettila, devo usare i danni. Non ho visto quanti danni ho fatto. Oh, non mi interessa. Non c'è niente da schivare in queste fasi. Non ruggire. Si può togliere? No. Oh oh oh. Oh oh. Ho fatto troppo lo sgargiullo qua. E uno, e due, e tre. Boom! Allora, come stai, bro? Oh, benvenuto a casa. Vi vedete questi danni? Io sì. Ti odio. Sulle corna. Cambia aria? Cambia aria? Cambia aria? Bravissimo, come sei obbediente. Ok, andiamo a fare un secondo i polli. Perché se riesco a farvi vedere questa cosa, in privato probabilmente continuerei. Pubblico, voglio assolutamente mostrarvi se succede quel piccolo, diciamo, sketch. Praticamente, se il nostro caro Shield Spire si fissa accanto al Nergi quando ruggisce, è troppo figo. È troppo divertente. Comunque, no, ci teniamo questo set, assolutamente. Perché noi possiamo ancora incastrarlo. Change palico equipment. Cursed stuff e... Shield Spire. No, non l'ho mai ucciso in live. L'ho fatto solo in privato. Vi sto facendo vedere come lo uccido in privato. L'idea è questa. Sì, no, ma in gruppo l'ho ucciso in live, non da solo. E non credo che la live ci sia. Quindi non conta, magari. Per chi chiede e vuole saperla davvero. Io neanche so davvero cosa sia Ciao Darwin, ragazzi. Ne sento tanto parlare, ma non guardo la televisione. Da tanti, 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 tanti anni. Allora, vediamo se riusciamo a fargli fare l'incastro divertente. Ehi, tu! Cucciolo! Su, fammi un bell'urlo! Vieni, vieni! No! Non ho neanche il cool drink, dai! È la prima volta che torno al campo in questa terza fase. Lui ti segue nella seconda area, eh? Specialmente se ha le spine dure. Ok, ok, vai, 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 vai. Non girarti, non girarti, non girarti, non girarti. Cazzo. Lo abbiamo incastrato. Cioè, o meglio, lo abbiamo liberato. Dai. Dai, fammi l'urlo, fammi l'urlo.
Non ha ancora le spine nere? È stato un buon tempismo, vero Energy? Ci sei? Dai, 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 dai. No, sapevo che non era l'urlo. Non è andato su due piedi. Joel, Joel, non ti ho chiesto. Joel, attento, c'è la lava. Santo cielo quanto è aggressivo contro Joel. Dai, 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 dai. Sì, sì, non girarti, non girarti, non girarti. Ci sei, ci sei, ci sei. Ah, hai cambiato aria. Fregato. Ok. Oh no. Ok. Non era il dive, però. Questa l'ho sentita. Questa l'ho sentita tantissimo. Forza, ciccio. Qua. Joel, sei coraggiosissimo, cavolo. Oh oh. Questa è stata bellissima. Non scappo! Ne è valsa la pena. Sono stati quasi 300 danni. Non se... Oh no! Via! Mamma mia, il roll era buono, ma per fortuna non ce l'aveva con me. Ok. Ti levi. Oh! Joel, don't leave me. Sì, certo. Certo che metteranno il bundle. Certo, certo, certo. Assolutamente sì. Non vedo una serie. No! Le tue hitbox energy. Capisco che anche tu devi avere dei vantaggi, ma sei già arcitemprato, mi sembra che è abbastanza. Basta. Che sveglie che dà sto martello. Oh oh. Questa è ovviamente in parte avidità, eh? Però ci sta. Ne è valsa la pena. Finché non abbiamo finché non cartiamo neanche una volta, possiamo farle ste porche. Oh, guarda, guarda, lo sta facendo? No, non l'ho fatto, peccato. Peccato. Peccato, stava per incastrarsi. Ah, peccato che ho perso la carica. Vabbè, 220 danni li ha fatti. Le hai sentite, eh? Non zoppica? Ma di solito zoppicava a questo punto. Ah, forse perché non ho sfruttato gli stordimenti di prima? Allora, di solito qua io non riesco più a... ad abusare... dell'aggro, eh. Di solito qua lui la considera una terza fase e non torna più indietro. Però finché ho il Rocksteady io ci provo a giocare. Dai, 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 dai. Vieni, vieni, cucciolo, vieni, cucciolo, vieni, cucciolo. No, dai, 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 dai. Vediamo un po', sarebbe la prima volta che ci riesco. Vieni un po'. Dai, ce l'abbiamo fatta. Questo è un vantaggio per il DPS pazzesco. Che stronzo. Ah, lo sapevo che portarlo qua mi avrebbe fatto diventare avido. Avido. Non ho voluto usare il temporal proprio perché pensavo di portarlo alla quarta fase subito. Mangiamo? Mangiamo. L'avidità costa. Quindi... mangiamo con un voucher. Ragazzi, l'avidità contro i... Non bisogna mai... non bisogna vergognarsi. Se sei avide... Se sei avido e non devi mai essere emozionato con gli arcitemprati. Devi essere metodico. Se vuoi fare... cazzo, sono riuscito a fare sta cosa! Ora riuscirò a fare più danni! No, no, no. Lui riuscirà a farti più danni. Perché ti emozionerai. tuttavia, possiamo rimanere col martello. Per un po', in realtà. Quindi direi di mangiare un po' di carne. Di prenderci la nostra max potion. Di mangiare altra carne.
E a questo punto di non avere paura di usare il temporal. Ci baffiamo come bestie. Perché qua i danni sono, possono essere veramente tanti. Non abbiamo paura di perdere nulla. Non è una speedrun. Ci credo che la Charge Blade è better. Ci credo. Non vedo l'ora di vedere una nuova incarnazione di Mira in un prossimo gioco. Davvero? È una cosa bellissima da sentirsi dire. Bella tanto. No, Necledis, vedrai cosa ho intenzione di fare. Ve l'ho detto che dobbiamo vincere Chip. Non ho intenzione di vincere, è onesto. È onesto fino ad ora. Ma basta. Ehi, la Peppa, ciccione. Bravo così. Non te ne andare però, eh. O zoppi che non te ne vai. Ok. Che sveglia. Miss. Joel, puoi fare di meglio comunque, eh? Mamma mia, sti 328 danni di atterraggio sono sempre una gioia unica, unica. No, grazie. Magari un'altra volta. Ma non butto il temporal. Che fai, zoppichi? E allora dovevo assolutamente... Stefano! Dove vai? Sto scherzando, ragazzi. Non ho grandi mire. A proposito, le Fire Cell mi mancano. Che sfighe. Allora, adesso vi faccio vedere. Ci sono due modi di vincere. Quando hai carico il temporal, lo portiamo qui. Qui, in quest'area, dove è la Sliding Fest. Ovviamente col consiglio dello Sleep Bombing, ed essendo riuscito a portarlo in terza fase nella seconda area, non c'è stato bisogno di utilizzare il dual. Un po' mi dispiace, mi diverte molto. Però, hey, for the best. Quindi, fondamentalmente, adesso vi farò vedere le due tattiche cheesy. Lui nella tana non è... lo odio, non è onesto. O meglio, non è onesto perché gli arci temprati sono figli di puttana. Quindi evitiamo. E ora si va alla base. State a vedere. Anzi no, vi faccio vedere una cosa prima. Non perdiamo tempo. Si mette la bombina qui. Uno. Due. Poi boom boom boom. E ce ne andiamo. Ciao Energy. Come sei arrabbiato? Io torno alla base. Il Kirin temprato è un pippone. Ora lui, poverino, tanto stanco, tornerà a dormire. Povero patato. E ovviamente io non voglio giocare solo con due bombe. È noioso e poco utile, faccio pochi danni. E poi mi si sta caricando il temporal. Che bisogno c'è? Quindi, quello che farò adesso, visto che voglio droppare da questa quest... sarà mettermi il drop, ovviamente, vedete? Great luck. Però, perché usare l'attack charm? Io non voglio attaccare. Utilizzeremo il bombardier charm. E poi, caro gattino, potresti per favore utilizzare uno strumento più utile alla nostra strategia? Per esempio delle molotov? Grazie. Ed ecco qua. Ah no, devo riprendermi le bombe. Ed ecco qua il mio piano. È crudele, vero? Crudele, sì. Non funge sabato, non hai iniziato la quest con quel set. Lo sai che adesso il mio cuore è in mille pezzi? Cioè, adesso il mio cuore è sgretolato. Mi stai deludendo. Mi stai facendo male. All'anima. Ok. Visto che non ho mai fatto cheesy tactics come questa, non lo sapevo. A questo punto, al prossimo giro, ci mettiamo la balestra con le micce. Il mio cuore è in mille pezzi, sono profondamente offeso. Questo set mi ha appena spezzato il cuore. Sta scritto nel bonus stesso, non ci avevo non ci ho fatto proprio caso. Ehi, Joel, butta bravo, sculetta con le bombe.
Una sola? Joel. Joel, mettine un'altra. Joel, obbedisci. Joel, a lavoro. Un'altra, non una sola. Joel. È un po' lontana, ma andrà bene. Ok, ciao. Torna a dormire. Io lo farò finché posso. O meglio, finché non ho il temporal carico. Certo che è tedioso fare così, ma gli arci temprati sono creature tediose, non meritano il mio rispetto. Preferisco un Deviant X incazzato o il G4 che questo. E poi ve l'ho detto, volevo farvi vedere il Nergigante for Dummies, non il Nergigante... Perché altrimenti lì con le dual schivi, rischi un po', cerchi di non essere avido e vinci. Ma a me è più divertente farvi vedere in diretta lo schifo che si può essere in Monster Hunter. E quindi. Quello che hanno mostrato per ora di Iceborne è una forma di coerenza ed espansione meravigliosa. Stanno dimostrando di fare come hanno sempre fatto con il G-Rank, ossia aumentare anche le opzioni di gameplay, il che è veramente importante. Sei stanco, patato? Non mi dispiace che sei stanco. Aspetta un momento. Aspetta un secondo. Facciamo trigonometria qui. Forza! A lavoro! 1 e 2! Piccini siete. 2, Joel. Bravissimo. Gajalaka, sei sicuro di voler stare là? Come vuoi. Torna a dormire, tu. Ecco, adesso basta. Ora possiamo combattere. Sentite la forma della vera cacciatrice nell'aria? This is how you hunt, my friend. O meglio, ecco come ci si fa al set meta quando non ti piacciono gli arci temprati e stai aspettando la vera sfida che è il G. Perché in realtà il G rank, i mostri G, anche dei precedenti Monster Hunter, sono comunque meno forti degli arci temprati. Loro sono semplicemente broken in tante cose. A parte i Deviant, ecco, i Deviant, stai diventando uno Shura. Vabbè, a sto punto c'è Injectment. C'è problema. Non c'è problema. Va bene così. Accetto anche di fare meno botte e meno danni. C'è problema, andiamo. Sono simili agli ex, sì. Comunque, tutte queste bombe che stiamo utilizzando dovrebbero anche essere una chiara risposta alla domanda: ma quanti cazzo di HP ha ancora? Perché qualunque mostro sarebbe morto anni fa, ragazzi, anni fa. Vieni, non sto scappando più, vieni. Urla. Sì, fai la dive. No, ma dove la fai? Vieni qui. Dove stai andando? Dal Gajalaka? Poverino. No, dove... Ah, è la mappa. Hai fatto quella scriptata. Vieni, andiamo a casa, su. Fai l'altra. Guarda che lo so che ce l'hai carica, che sono scemo. T'ho visto. Sì, no, quella parte la rompe sempre, ma pensavo che l'aveste già rotta quando non lo vedevamo, capite cosa intendo?
Certo che capite cosa intendo. Andiamo su. Non mi fai baffare? Forza! Oh, che paura. Guardate quanti HP ha sto figlio. Non lo sopporto. Ha troppi HP. Cioè, ne ha veramente troppi. Una sfida di endurance non è mai divertente in questo caso. Non è un... Non Chrysalis, come... Oh no, sono vecchio. Merda. Guardate quanti HP. Fatalis, grazie. Grazie, grazie. Dai, per favore, muori. Fammi sto regalo che non ne posso più. Ma mi devi rovinare veramente l'attacco così? Basta un po'. Sì, ma Yazmat è di un GDR. Cioè... Guarda che mi faccio cartare un'altra volta, eh. Non ho problemi, cioè non ho paura. Jovix che pensa che si stia parlando dei temprati normali. Mi durano al massimo 5 minuti. Anche a me. Anche a me. Dove vai? Dove va? Dove sta andando lei? Era incoglionita. Che sta facendo? Sei sicuro? È una tua scelta, ma non ti verrà bene, eh? Wow, 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 bel roll, Mike. Ti prego. Crepa. Basta. Senti, io vado. Ne è valsa la pena? Sarò stato punito? La mia abilità è punita? No. Non proprio. Non ancora. Non è punita, a quanto pare. Ok. Good for me. E stavo togliendomi il mantello. Non mi uccidere, su. Non me lo merito adesso. Oh, gli arcitemprati. Avrei ucciso? È passata mezz'ora. Quanti energiganti avrei ucciso? 8? 8? Più o meno 8 ne avrei uccisi. Ah no, contando i caricamenti forse 6. 7. No, non conosco Nostos. Io uno. Ah, è normale. You are a true monster hunter. I'm a true monster arch-temperate chaser. Cioè, vedete, l'unico kart che abbiamo fatto era perché sono stato avidino ed emozionatino e tutto brividino perché sono riuscito in terza fase a farlo tornare su. La domanda ora sorge spontanea. Per il contenuto,
più che per chi è in live, perché chi mi segue in live tendenzialmente è comunque un gruppo di persone che bene o male comincio a riconoscere. C'è qualcuno che ho visto che non sta capendo Monster Hunter e che quindi magari si stupisce dinanzi alle frasi, che vuole vedere un Nergigante normale per capire la differenza con l'Arcitemprato anche nei tempi didatticamente. Chi conosce Monster Hunter, sì, grande bucio de culo. Bucio de culo. Cazzo. Doppio ticket. Grande. Grande. Finalmente. Non mi è mai successo. Ma come non venderli i materiali? Avrò 500 di ogni pezzo. Io vendo tutto. I veri giocatori di Monster Hunter vendono tutto, ragazzi. Questo PSA. Sì, yeah. La musica è speciale perché è l'ultimo mostro pre-Iceborne. Anzi, ancora grazie che non ho venduto. A volte mi prendo qualche corno per essere sicuro. Allora. Oh, sei tu. Facciamo vedere ai ragazzi cos'è un Nergigante normale. Per farlo. Vediamo se posso tenermi questo set. E cambiare solo un paio di cose. No. Volevo provare la lama bianca, ma a sto punto che ci frega. Che ci frega, diremo, no? Vogliamo giocare ai mostri? Vogliamo giocare a Monster Hunter? Ma non ne manco una. Li uso così poco che non ne manco una. Craftiamo. Allora, insegniamo ai giovani cacciatori la differenza fra un Nergigante arcitemprato e un Nergigante. Dite? Vi va? Felicissimo che i tutorial siano stati utili. Ah, considerate che il Nergigante è un muro, eh? Cioè, è il Rathalos di questo titolo. Cioè, è molto molto impegnativo. Non, se qualcuno ha difficoltà e sta facendo il new game, non si senta un verme per quello che sta per succedere. Sì. La Latreon del Leak sarà sicuramente in in Iceborne. Ma questa è una build Draken, fondamentalmente. Questa è già una build Draken. Ed io l'ho battuto oggi per la prima volta, non sono mai morto così tante volte contro un mostro. È normale, non preoccupatevi, non c'è niente di tragico, anzi.
Sì, il G sarà sicuramente easier degli AT, perlomeno fino all'ultimo rank. O fino al penultimo. Non c'è niente di strano, ragazzi. La parte di giocatori che gioca gli AT è una nicchia piccolissima. Rispetto... No, ho sbagliato! Vabbè, non succede niente. Non succede niente. Ho solo sprecato un... È godibilissimo in solo. Monster Hunter 3 Ultimate, tutti i veri maschi lo hanno fatto in solo perché non esisteva il multi online. Ehi, Energy! Ehi là! Ma come, ti ho già assordito? Non dovresti essere il possente mostro più potente del mondo? No, no, montare è per pussies. Non potresti urlare ancora un po'? No! No! Non mi rovinare! Guardala, 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 il nostro piccolo Joel. Smettila, Energy! Guarda che se mi fai cartare, Energy! La discesa, non mi dice, mi sta rovinando la discesa, Energy! Sta fermo lì! Dovevi essere già semimorto! Energy! Mi ha fatto sprecare la polvere! Non la polvere, la... Eccoti qua! Ah, l'hai sentita, bastardo, eh? Ancora un pochino, Energy, vai giù a casino! No! Ehi! Smettila di fare il cucciolo arrabbiato! Il ritmo dell'imperatore contro Energy è importante! Sabaku ci ha molto molto deluso. Sì sì, ma poverino, non doveva avere questa... Non doveva farmi bere una... Una pozione energica. E vabbè, montiamoti, che ti devo dire? Guarda quanti tempi... Secondo me la chat sta parlando molto di mostri senza citare gli arcitemprati nella loro versione. Cioè, l'oxenogiva è facile. Oxenogiva arcitemprato, by the way. Volete vedere un Kirin temprato? C'è problema. Allora, lo stordimento arriva o no? Che è successo? Che è successo? Vabbè. Mamma mia, che poco danno. Non zoppicare, sai? Non zoppicare, Non ti girare. È esattamente quello che dovevi fare. Questo doveva essere il combattimento, tutto però. Tutto quanto. Devo equipaggiarmi. Ma come mai non scappa? È coraggiosissimo. Guardatelo, è in treno. È un vero guerriero. Vabbè, che in realtà nel tutorial... Cucciolo, stai fermo un po'. Vieni qui. Oi. Sono qui, eh? Energy. 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 Cioè, tu devi girarti subito. Cioè, fai piangere il cronometro, Energy. Vabbè. Insomma, come potete notare, già zoppica. Se volete vedere un energigante... Tra l'altro temprato, credo. Fatto bene, guardate il tutorial su YouTube. Ci metto tipo 3 minuti. Anche se poi il mio record è inferiore a... Penso i 2.30. Facciamo divertire i ragazzi.
Ho sbagliato di nuovo a mangiare, è abitudine. Ok. Ok, toto danno. No! Ma ti odio! Nella scorsa live abbiamo fatto 900 danni! Sei stronzo! Worst energy ever. Non gli do neanche le risorse. Suka. Allora, che facciamo? Non gli darò mai soddisfazione. Neanche di aver consumato la mia pillola. Cioè, un energy in 5 minuti è fuori, è fuori dal mondo. È andato a dormire con le spine nere. Lo odio. Ha vinto il Nergy. Ha vinto il Nergy. Stanotte ha vinto il Nergy. Ma basta che veramente vi guardate. Su Facebook ho pubblicato forse la mia randa 2 minuti e 30, credo. Compresi i viaggi e il caricamento di map. Caricamento nel senso dell'atterraggio. Quello che andiamo a fare... Poi... E completare il set. Tum, turu, tum. A questo punto non serve neanche il gruppo perché non farei fare a nessuno il gigante arcitemprato. È abbastanza... Ok, uno. E due. Ora ho tutti i set degli arci temprati, tranne l'elmo Zora, penso, perché... Dov'è? Ah, no, anche il Kirin. Ah, ma perché il Kirin non servono un tubo. Giusto a te sparti. Eh sì, l'elmo Zora. Tra l'altro ho un sacco di set fatti, guardate. Tutto fatto. È un bel salvataggio. Iceborne è il grado G. Nah, la layer di Ryu in effetti non l'ho fatta, ma non la userò mai. Non si sa come si parte in Iceborne, ma presumo avrà subito il G. Il set è questo. Eccola qua. È con le spine dure, è fantastico. Il bundle uscirà a settembre. Io vi consiglio tranquillamente di acquistare Monster Hunter adesso. Non c'è problema, cioè... Se il bundle invece è già uscito con un prezzo che non so, il bundle ovviamente. Ma l'ho platinato, si fa per dire. Le corone non le ho neanche mai farmate. Non lo so che corone mi manca. Andiamo un po' a vedere sti trofei. Grazie che Iceborne non è gratis. Per fortuna non è gratis. Se fosse gratis lo avrei criticato per essere gratis. Merita un costo anche abbastanza alto. Appunto 40 euro. Ma pieno, cioè, è ovvio. Ah, vabbè. Infatti, le tre useless trophy, a parte quello agonista che non ho mai avuto interesse nel completare.
Le ho fatte questa arena, solo che non ne ho fatte abbastanza. Andiamo a vedere un po' le corone che mi mancano, ma... Così possiamo anche scoprire quanti mostri ho cacciato. Monster Field Guide, allora. Ho ucciso. Ho cacciato 51 Greggiagras. E ho entrambe le corone. 37 Kuruyaku. E ho entrambe le corone. Ah, 42 Pukei Pukei. Mi manca quello piccolo. Te ne mancano parecchi. Come fai a saperlo? Ah, la mia, hai la mia guild card, è vero, probabilmente. Barrot, le ho entrambe. E ne abbiamo uccisi 51. No, 50. Tutte le già. Giraudos. Topicadaci. Angenot Grande. Quindi mancano due corone. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. E basta. No, questa non conta. 14. 15. Ah, ho contato anche il Devil Joe, quindi 14, ma non ho mai... Andiamo a vedere la mia... Non le ho mai farmate. Andiamo a vedere la mia guild card. La mia guild card. Allora... Nice. 461 investiti, 328 high rank. Ho fatto quasi 1000 quest. Wow. Non è basso l'utilizzo della Switch Axe, è altissimo. Sì, ormai ho esplorato altre armi, perché Ultimate 3 l'ho fatto solo con la Switch Axe, praticamente. Insomma, potremmo considerare la live extra conclusa. Beh, molti potremmo farlo, ma entrerebbero solo 4, poverini. Farei giusto una quest, no? Cosa volete che faccia? In Monster Hunter World non si può parlare di sbilanciamento dei drop dei pezzi, perché è talmente facile fare qualunque cosa che veramente non esiste. Il problema è che i pezzi vanno rotti. Atti energi, no. Se volete... Non saprei... Cosa facciamo? L'energy gamma è ottima. Il behemoth... Mai. Che palle. È il mostro, lo odio. Anche se fare il behemoth con persone competenti... Ho un brivido.
In effetti. È quasi emozionante. È quasi emozionante. Sì, va fatto in gruppo il Behemoth. No, no, io purtroppo so fare a memoria il Behemoth. Al Behemoth. Cioè lo so fare fin troppo bene il Behemoth. Ma non è bello il percorso con cui ho dovuto fare il Behemoth bene. I random. Mannaggia alle loro anime. Mannaggia le loro anime. Vabbè, intanto se qualcuno vuole entrare, consapevole che potrebbe non giocare però, quindi attenzione ragazzi. Cioè se vogliono venire i 4 vet classici, ben venga, ma non voglio deludere nessuno. Runastra è peggio del Behemoth neanche nella più lontana fantasia. Una mia guida di come affronto il Behemoth, volevo farla per lo spirito del fanboy. In realtà. Però è facile. Cioè, devi solo fare quelle quattro cose, ma devi farle. Devi farle. Non le fa mai nessuno, cazzo. Terribile. Farmi la Draken è stato un incubo. Ma non in solo, eh. In solo non ci ho neanche provato. Perché non è divertente. Non lo troverei divertente. È solo una rottura di palle. Detto proprio papale papale. O ancora la fascetta del press tour. PS, è bellissimo vedere come le persone entrano comunque, vi adoro. Arrivo al Gathering Hub. Ah, non posso farlo più adesso, vero? Ah, dopo questa quest entro. K è la risposta giusta. K è la risposta giusta. Non ho mai pensato di diventare professionista in un videogioco perché è troppo distante dal mio lavoro. Non dico che non ne sarei capace, semplicemente dovrei abbandonare tutto. E soprattutto non sarei comunque capace di arrivare a livelli veramente importanti. Cioè potrei diventare agonista, ma un pessimo agonista, secondo me. Per esempio nei picchiaduro non potrei mai raggiungere un livello competente. Perché so giocare ai picchiaduro, mi piacciono i picchiaduro. Ma non ho proprio nelle corde il sistema di frame. Quindi per quanto possa studiare, per quanto possa diventare bravo, sarei sempre gravemente inferiore. Anche forse al più peggiore dei cani
dentro un torneo vero e proprio. Negli RTS, se volessi diventare un agonista, penso che ne avrei la chance quando non sono RTS che basano troppo se stessi sulle action per second. Lì penso che si arrivi a un limite in cui quando hai più di 30 anni... Però anche prima di 30 anni già devi... ci sono dei geni, sono dei piccoli geni. L'agonismo non è qualcosa che si confà neanche al mio modo di videogiocare. Sono un hardcore gamer nell'anima, ok? Per me la sfida e la perfezione sono importanti, ma so di essere inferiore a quelle persone, in maniera anche abbastanza esplicita. Cioè, ci sono persone che fanno talmente tante action per second, consapevoli di quello che fanno. Cioè, mi trovo più capace a immaginarmi come agonista di Apex Legends, facessi solo quello tutti i giorni, tutto il giorno e studiassi. Capite cosa voglio dire? Lì ci credo, lì ci posso arrivare. Ma mai, mai in nessun caso top 1%, capite? Cioè, top 10%, posso immaginarlo, ma in un'altra vita, non in questa. Non in questa. È impossibile. Guardate come Alice, Zekron e lei la prendono seriamente. Stanno correndo contro i Jagras come se fosse la cosa più importante della loro vita. It's time to crash! Fine! Smettete, la sto studiando. Ci stanno abbaffando. Ecco, a un MMO potrei diventare particolarmente bravo, sicuramente, sì. Però perché in generale è più facile diventare particolarmente bravi a un MMO, cioè... C'è uno skill ceiling che io non posso superare. Il temporal. Mi state mettendo il temporal? Siete dei veri guerrieri allora. Aia! Aia! Ma smettila! Vai! No! Devi correre! Corri, corri! Ah! Tagliate quella coda! Non ci sto cogliendo neanche. Ok, boys. C'è qualcuno che stava carvando. Quando torna ad Astera bisogna fargli un esame psicologico da cacciatore. Dimmi, cosa vedi questa immagine? Un carve! Non posso non carvare! Vi capisco, ragazzi, vi capisco. Quanto è rotta la Draken, ragazzi. Quanto cazzo è rotta la Draken. Questo comunque è un 7 Draken, eh. Vorrei farvi vedere il risultato.
Cioè, le vedete queste abilità? Le percepite? Vi sembra normale? No, non lo è. Oh, come sei grasso! Mi sa che morirai con la pancia piena. Stavo per fare uno spoiler pazzesco. Stavo per fare uno spoiler pazzesco. Se volete la battuta cattiva dovete essere pronti a uno spoiler. Mi tolgo la responsabilità e tappatevi le orecchie chi non vuole sentire uno spoiler di qualcosa per una battuta. Ma non è su Monster Hunter, eh? Di Death Note. Ma così già si capisce la battuta, se vi dico di che cos'è. Vabbè, come Lowliet. Anche lui è morto a pancia piena, come il Jagras. So che caccia fare per chiudere la serata. Fatico a ricordare chi sia, perfetto. Ma perché io sono molto elegante nel fare spoiler. Sono molto elegante nel fare spoiler. Voglio far vedere un esempio di Extreme Monster Hunting a chi non conosce bene Monster Hunter. E adesso ne parliamo. Penso che chi è veterano capirà già cosa intendo quando prenderò la quest, ma lo spiegherò per farlo. Allora, intanto andiamo a salutare tutti. No, non caccio 20 Vespoid. Non voglio farlo. No, ragazzi, non dovete prenderla seriamente. È vero che è Extreme Monster Hunting avanzato, ma è avanzato nella direzione meme, non nella direzione. Allora, intanto facciamo entrare tutti nella squadra. Ma buonasera a lei! Che linguaggio! Visto, visto. Belli siete. Che meraviglia che è il videogioco, eh? Che bello che è Monster Hunter. Allora, se io dico alla chat, chi è online qui con me, alla quest che stiamo per fare, mi raccomando, portatene 13. O meglio, possibilmente 13, compresi i craft. Cosa vi viene in mente? Legion è la prima risposta giusta. Lampo. Ma il fatto che voi state parlando dell'Ashen è qualcosa che esce fuori da quello che ho detto io. Non si sta parlando di meme qui, ragazzi, si sta parlando di una sfida vera. Quindi
Oddio, Lash non antico è un po' una sega. Però, no, ragazzi, no. Qui, chi entra in questa missione deve sapere. No, 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 non un Rathalos. No, 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 no. Dobbiamo fargli vedere esattamente come. Allora, se fossimo tutti. Se fossimo in cuffia, chat, vi assicuro che ve lo faccio vedere. Ve lo avremmo fatto vedere in meno di 4 minuti. Però, fatemi prendere una quest. E mi raccomando. Portatene 13. Ho un'investigation? Ah, non posso vederlo qua, è impossibile che ho preso un Kushala. Ma non importa. Giusto per ricordarci la differenza fra. Archtempered e normale. No, esatto, Raikoku. Per questo ho detto di farlo. Potevo ridere davanti al microfono per essere più esplicito. No, oh, mi dispiace che non è riuscito a entrare. So close! Ah! Ora non sto facendo una lista di chi entra e chi no perché stiamo andando a dormire. Tra l'altro domani parto, purtroppo. Ma tornerò, tornerò e sarà pronto il vlog 3.0. No, a Generations ho smesso di giocare perché altrimenti l'avrei completato al 100% prima di giocare online. Ho smesso di giocare mesi fa per continuarlo con voi, quando potrò. Il cuscialattino può essere flashato e basta. È un pugno nel culo. È una palla infinita, infinita. Sono tutti sparsi. Esatto, non cade, cioè lo puoi interrompere. Beh. Vero che è il più innocuo, ma è il più palloso. Let's begin. Oppure no, gli facciamo un regalo delle bombe. Fermi, fermi, non attaccatelo! Non attaccatelo! Non toccatelo! Dobbiamo farlo. Dobbiamo divertirci, ragazzi, è un Kushala, cioè. È lame. Ora tutti insieme, ok ragazzi? State molto attenti. Tutti insieme a dire la stessa cosa. I deboli umani vogliono farmi un dono. Bravi umani. Dono al Kushala. I miei servitori, buoni umani. Grazie umani. Dono molto apprezzato. E vabbè, forza ragazzi, su. Chi va? Chi va? Chi va? Chi va? Io ho le dual, sono quello fragilino, no? 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 Manca uno, vero? Sì. Grazie umani. Belle scatole. Cosa c'è dentro? Qualcuno lo colpisca prima che si alza. Ah, è vero, mancava l'uno. Vai! Go!
Ma dove è svenuto? Mi aspettavo insta fall. No, 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 no! Non flashatelo mentre a terra! Non flashatelo mentre a terra! Deve stare sempre steso! Deve stare sempre steso! Sempre caduto a terra! Ah, vabbè. Vola, vola! Mi sa che non ho neanche mangiato. Ah! Deboli umani, deboli umani! Vola, vola. No, non ce la fa neanche a volare. Non si riesce neanche a fare il gioco delle flash. Povera creatura. Io praticamente qua sono il cameraman comunque. Se io fossi nella mischia non potreste vedere la magia, ragazzi. Non mi ricordo se qua mi dà la discesa. Altro che... Woohoo! Aia. Vuoi volare, piccolo Kushala? Oh, ma tu non puoi volare via. Cazzo, un secondo troppo presto. Mea culpa. Non prova neanche più a scappare, povera creatura. Vai ragazzi. Pelo, pelo, pelo. Ci riproverà. Ve l'ho detto che lo facevamo in 4 minuti e io non ho quasi mai attaccato. Lo so, hai letto su Telegram che facevo la Tiner gigante, ma era ore fa. Ormai è cenere la Tiner gigante. Visto, 4 minuti. Non siamo neanche riusciti a fare la battuta di farlo cascare costantemente perché, beh, non ha provato neanche lui a scappare, poverino, in permastan. E io neanche ho combattuto, facevo il cameraman. Insomma, grazie della compagnia stanotte, ragazzi. No, volevo togliermi. Ah, eterocromia, eh? Ah, beh. Wow. Buonanotte a tutti, ragazzi. Grazie di cuore. Ci siamo divertiti. Alla prossima. Ruttino. Scusate. Hasta la fecha, cacciatori.